nome più citato e criticato della settimana è sicuramente quello di Francesco Schettino, oggi al centro di numerose polemiche. Ma chi è veramente il comandante della Costa Concordia, affondata lo scorso 13 gennaio? Il comandante nasce 52 anni fa a Castellammare di Stabia, città a sud di Napoli, ma risiede da anni a Meta, lungo la costa di Sorrento, ed è proprio lì che è tornato dopo la disposizione degli arresti domiciliari. Top Gun lo chiamano da quelle parti, descrivendolo come un bravo comandante, uno che ha salvato migliaia di vite, uno con capacità superiori alla media. La sua fama era quella di un capitano un po' spericolato, non molto cauto, alla guida del timone come su una Ferrari. Schettino ama il mare sin da piccolo, ma forse era un destino già scritto, perché discendente di una famiglia di armatori da parte di madre, Ica Fiero. Inizia così a frequentare l'istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento, la stessa scuola che ha diplomato armatori come Achille Lauro e Gianluigi Aponte. Dopo aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso, comincia a navigare con molte compagnie, fino ad approdare alla Costa Crociere nel 2002. Nel 2006 raggiunge il traguardo più importante della sua carriera, quando gli viene affidata la Costa Concordia, una nave appena varata. Ma sulla nave aleggia la cattiva sorte. Nel tradizionale rito del battesimo, simbolo di benedizione contro le avversità e le traversie che si possono incontrare navigando, la bottiglia di champagne non si rompe e in mare questo è un brutto segno. Solo un caso per gli scettici, ma sta di fatto che la Concordia è oggi un relitto inabissato al largo dell'isola del Giglio. Schettino ha fatto il possibile per portare in salvo la nave e i suoi passeggeri? L'opinione pubblica non ha dubbi e urla a gran voce la sua incarcerazione, ma dovremo aspettare i prossimi mesi per capire quale sarà il destino del comandante, sicuramente non più in mare.